Ciao ragazze e benvenuti ad una nuova puntata dell'Inspiegabile Podcast. C'è una regione in Spagna dove streghe, incantesimi, magia vengono ancora vissuti come una realtà. Si tratta della Galizia, una regione ricca di miti e leggende che ha mantenuto un legame profondo con la sua eredità celtica, trasmettendo di generazione in generazione l'eco dei riti, delle credenze e della saggezza popolare che segnò la cultura dei suoi abitanti in tempi molto antichi. In questo angolo affascinante della Spagna, il passato si mescola con il presente, in un intreccio di tradizioni che continua a incuriosire e ispirare coloro che vi si avventurano. Oggi vi accompagnerò in un viaggio in Galizia, alla scoperta di una delle sue tradizioni più terrificanti, una credenza popolare, che lungi dall'essere catalogata come una semplice leggenda, viene considerata da molti un'innegabile e spaventosa realtà. Ecco quindi la Santa Compagna, una credenza popolare agghiacciante. Se un giorno dovessi visitare la Galizia, è bene che tu sappia una cosa. Nel cuore della notte, le strade della regione nascondono una minaccia. Se il rumore dei tuoi passi sul sentiero viene interrotto bruscamente dall'abbaiare insistente dei cani, se vedi un gatto fuggire in preda al panico e allontanarsi dal sentiero dove ti trovi, e soprattutto, se giunge all'incrocio con un altro sentiero, fermati, trattieni il fiato e concentrati. Puoi per caso avvertire una strana brezza accarezzarti la pelle? Una brezza che fino a pochi istanti prima non avevi avvertito. Ti sembra di sentire l'odore della cera di candele che si scioglie? Se così fosse, ho una terribile notizia da darti. Lì, a pochi passi da te, sta passando la Santa Compagna, una processione di spiriti dannati, giunti sulla terra dall'aldilà con un oscuro proposito. E sebbene a quel punto l'angoscia avrà già invaso ogni centimetro del tuo corpo, potresti forse scorgere il tuo orologio e renderti conto che è da poco passata la mezzanotte. È proprio a quell'ora, infatti, che le anime del purgatorio varcano la soglia tra il mondo dei morti e quello dei vivi e cominciano a camminare, a passo lento, una dietro l'altra, in una macabra sfilata. Gli spiriti indossano una tunica nera e un cappuccio, hanno i piedi scalzi e avanzano a passo lento, spesso disponendosi in due file. Non sarai in grado di vederli, ma avrai la certezza che sono lì, perché a guidarli, proprio di fronte a loro, c'è una persona viva. Uomo o donna non importa, l'unico essere mortale della comitiva. Noterai il suo sguardo sconsolato, il suo viso triste e affaticato. Nelle sue mani, una grande croce e una pentola piena d'acqua santa. Il prescelto, o la prescelta, avanza a passo lento. Guarda dritto di fronte a sé. Questo perché sa di non potersi girare per nessuna ragione. Il suo unico compito è quello di guidare la comitiva di anime in pena verso la loro destinazione, ma senza poterle vedere. Se girasse la testa, anche solo per un istante, sarebbe la fine. Lo sfortunato mortale, incaricato di guidare la Santa Compagna, non ha scelto di ricoprire quel ruolo. Viene obbligato a farlo. Durante il giorno non conserva nessun ricordo di quanto accaduto nel corso della notte. Coloro che vengono condannati a ricoprire questo ruolo presentano un'estrema magrezza e la loro pelle è molto pallida. Ogni notte il loro pallore aumenta, poiché non possono mai riposare. I condannati a guidare la Santa Compagna finiscono per ammalarsi, senza che nessuno conosca le cause del loro male. Sono obbligati a vagare notte dopo notte fino alla loro morte, o fino a quando un altro incauto passante venga sorpreso dalla processione di anime, privo di qualsiasi protezione. È solo a quel punto che la persona che sta guidando la Santa Compagna, in quel momento, può passargli la croce che porta, cioè l'incarico. La libertà si può ottenere solo condannando un altro essere umano, al tragico destino al quale si andrebbe incontro se incapaci di passare il testimone in tempo, prima della morte per sfinimento. Ognuna delle anime che partecipa a questa macabra processione sostiene una candela. I vivi non sono in grado di vederla, ma possono percepire chiaramente l'odore della sua cera che si scioglie. Ecco perché avvertire quell'odore è un pessimo presagio. Le stesse anime in pena risultano invisibili all'occhio dei vivi,
Ma quando si avvicinano, chiunque è in grado di avvertire sulla propria pelle l'aria che si sposta al loro passaggio, la famosa brezza di cui ti parlavo prima. A questo punto, ti starai domandando che scopo ha la Santa Compagna. Perché questa sfilata di anime in pena attraverserebbe la soglia tra l'aldilà e il nostro mondo? Beh, vi sono diverse ragioni possibili. La prima teoria suggerisce che la processione di anime penetri nel mondo dei vivi con il compito di annunciare una morte imminente. Potrebbe riguardare la persona che è testimone della processione, o in alternativa un suo familiare o amico. Secondo la credenza popolare, la persona coinvolta perderebbe la vita esattamente un anno dopo l'incontro con la Santa Compagna. La seconda ragione, invece, suggerisce che possa essere invocata per rimproverare e punire i vivi per peccati o errori commessi. Se l'errore è particolarmente grave, colui che lo ha compiuto potrebbe essere costretto proprio a guidare la processione e condannato a vagare senza meta finché un altro mortale non prendesse il suo posto. E per ultimo, la Santa Compagna può presentarsi anche a quei mortali che sono stati condannati a scontare una pena imposta da un'autorità ultraterrena. In quest'ottica, non dovrebbero attendere il momento della loro morte per essere sottoposti al giudizio divino? La Santa Compagna potrebbe punirli anche quando si trovano nel pieno della loro vita. In tal modo, il condannato verrebbe costretto a portare il peso delle sue azioni errate oltre la morte stessa. La Missa de Animas. Se quanto vi ho raccontato fino ad ora non è ancora sufficiente per farvi gelare il sangue nelle vene, c'è un'altra parte di questa credenza popolare che dovreste conoscere, ossia quella che ha a che fare con la cosiddetta Missa de Animas. Narra la leggenda che in alcuni casi le anime in pena che compongono la Santa Compagna si riuniscono nel cuore della notte all'interno della chiesa del paese per assistere ad una messa molto speciale. A celebrarla sarebbe l'anima di un antico chierico della parrocchia, forse nemmeno ricordato dai vivi. Il rito segue quello della religione cattolica, ma per essere valido deve rispettare una condizione. Durante la cerimonia, all'interno della chiesa, deve essere presente una persona viva. Per attirarla sul luogo, le anime accendono le loro candele e permettono ad un mortale qualsiasi di passaggio di notarne il bagliore. Alla vista della luce proveniente dall'interno della chiesa, la persona si avvicinerebbe incuriosita, con l'intenzione di controllare, e una volta penetrata all'interno, rimarrebbe in trappola, privata della possibilità di andarsene e sottoposta ad una sorta di trance ipnotico. Finita la messa, tutte le anime sparirebbero come per magia, seguite dal chierico. Il buio ritornerebbe a invadere le navate della chiesa e la persona viva cadrebbe in uno stato di sonno profondo fino al mattino seguente. Questo spiegherebbe perché, in molti paesini della Galizia rurale, si dice che vengano spesso sorprese persone che hanno passato tutta la notte all'interno della chiesa parrocchiale. Soggetti che gli scettici accusano di essere ladri, senza tetto, ma che a quanto sembra non sarebbero in grado di spiegare come sono finiti lì dentro. E per quale motivo? Terrificante, no? Quindi, meglio stare alla larga dalle strade della Galizia durante le ore notturne? Chi dovesse incrociare il cammino della Santa Compagna deve considerare persa ogni speranza? Beh, fortunatamente esistono diversi modi per sfuggire alla Santa Compagna. Vediamoli insieme. Il più diffuso è quello di tracciare un cerchio a terra, preferibilmente con del sale, ma anche con un gessetto, entrare al suo interno e aspettare finché l'intera processione di anime si sia allontanata. Il cerchio agisce come una barriera che impedisce alle anime di prenderti di mira o toccarti. Se non avessi il tempo di tracciare il cerchio a terra, un'altra possibilità sarebbe quella di aprire le braccia assumendo la posizione del Cristo crocifisso e pronunciare contemporaneamente «Gesù, proteggimi tu!». Un altro stratagemma, ben noto nella tradizione popolare, consiste nel tenere un sasso in una mano e un rametto d'albero nell'altra. Con entrambe le mani occupate, la persona che guida la processione non avrebbe la possibilità di passarti la sua croce e dovrebbe rinunciarvi. Oppure, al momento del passaggio, potresti dirgli «Io ho già la mia croce» in risposta all'invito «Prendila tu o adesso tocca a te». Ma uno dei metodi sicuramente più affidabili per sfuggire alla minaccia della Santa Compagna è quello di scongiurare il pericolo servendoti di un crocifisso o di una piccola croce. E per concludere, ma non meno importante, per ridurre ulteriormente la possibilità che l'incontro sfortunato con le anime in pena avvenga davvero, sembra che sia un'ottima idea
quella di evitare i luoghi dove diverse strade si incrociano, soprattutto nelle ore notturne. Secondo la credenza popolare, gli incroci tra strade e sentieri sono zone molto pericolose, luoghi maledetti, dove la Santa Compagna appare con estrema frequenza. Una tradizione decisamente inquietante, non trovate? A questo punto, però, potreste chiedervi da dove provenga, quali sono le sue origini e perché ancora oggi gran parte della popolazione in Galizia ci crede fermamente. Ebbene, come vedremo qui di seguito, anche questo è un aspetto avvolto in un fitto alone di mistero. Le misteriose origini della Santa Compagna. Come spesso accade con la maggior parte delle credenze popolari tramandate oralmente, l'origine della leggenda della Santa Compagna non può essere conosciuta con esattezza. Tuttavia, alcune fonti storiche indicano che la sua radice potrebbe affondare nella mitologia celtica e in particolare nella celebrazione del Samhain, una tradizione ancora viva in Galizia ai giorni nostri. Per i Celti, il Samhain segnava la fine dei raccolti, la transizione al nuovo anno e l'apertura verso l'altro mondo. I sacerdoti celtici, noti come druidi, offrivano cibo alla divinità Lugh nei boschi sacri, aprendo un portale di comunicazione con l'aldilà. Durante il Samhain si riteneva che gli spiriti dei defunti entrassero in contatto con il mondo dei vivi e potessero camminare tra gli stessi, soprattutto nel cuore della notte. Come avrete probabilmente dedotto, nella cultura moderna il Samhain si è evoluto in una celebrazione che ha guadagnato popolarità principalmente negli Stati Uniti e col passare del tempo anche in parte nel nostro paese. Sto facendo riferimento naturalmente ad Halloween. Ma se si tratta di una credenza celtica, perché mai gli viene dato il nome di Santa Compagna, direte voi? Il termine santa non sembra un po' troppo cristiano? La spiegazione di questo fatto singolare è in realtà molto semplice. Nelle regioni galiziane, come in moltissime altre regioni d'Europa, il cristianesimo si sovrappose alle credenze preesistenti. Questo fenomeno è noto come sincretismo religioso, dove gli elementi delle credenze pagane vengono reinterpretati o adattati in un contesto cristiano. E se proprio volete un esempio più vicino alla nostra tradizione, avete idea di quanti simboli pagani sono stati preservati quando parliamo del Natale? Un esempio evidente è l'albero di Natale, una tradizione che ha radici nei rituali invernali delle popolazioni celtiche e germaniche. Gli alberi erano considerati sacri e decorarli con frutta, candele e altri ornamenti era un modo per celebrare la vita e invocare la rinascita in primavera. Anche l'usanza degli scambi di regali ha radici celtiche, con le tradizioni di offerte reciproche durante le festività invernali. Il termine compagna, invece, può essere interpretato come compagnia o processione, richiamando così sia il concetto di una processione religiosa che quello di un gruppo di anime in transito. Questa combinazione di elementi potrebbe aver contribuito a creare l'apparente legame tra la leggenda celtica e la terminologia cristiana. In sintesi, il nome Santa Compagna rappresenta un esempio di come le credenze e le tradizioni si intrecciano e si trasformano nel corso del tempo, riflettendo l'evoluzione culturale e religiosa di una regione. Ma c'è un'altra origine possibile della Santa Compagna, una teoria che ci allontana dalla tradizione pagana e che la lega a una leggenda di origine medievale, una credenza popolare che si fece famosissima in tutta Europa a quei tempi, vale a dire il mito della caccia selvaggia. Il mito della caccia selvaggia narra di una processione fantasmagorica composta da un gruppo di cacciatori o cavalieri, spesso guidati da una figura mitologica o sovrannaturale. Questa processione si dice che vagasse attraverso i cieli o le terre durante la notte, causando terrore in coloro che dovessero incrociare il suo cammino. Le caratteristiche della caccia selvaggia possono variare a seconda della regione e della cultura in cui la leggenda è raccontata, ma ci sono elementi comuni che si ritrovano in quasi tutte le versioni. Queste includono la caccia guidata da una figura mitologica, la processione composta da un gruppo di cavalieri o cacciatori spesso condannati a vagare senza fine, nella caccia selvaggia sono spesso presenti cavalli e cani fantasma, e la caccia selvaggia è accompagnata da rumori spettrali, come il ruggito del vento, l'abbaiare dei cani e il fragore delle lance e delle spade. In molte versioni della leggenda, chiunque incontri la caccia selvaggia o la osservi potrebbe essere soggetto a maledizioni o sventure. In altre versioni può essere persino condannato a unirvisi. Direi che non è necessario sottolineare i numerosi punti in comune che questa leggenda mantiene con la Santa Compagna, giusto? Sia come sia,
La Santa compagna in Galizia e in molte altre regioni spagnole, dove la credenza popolare è riuscita a penetrare e si è diffusa a livello culturale, viene considerata molto di più di una semplice leggenda. C'è chi la ritiene una minaccia a tutti gli effetti, il presagio di una disgrazia imminente o un annuncio di morte sicura. Per quanto possa sembrare difficile da credere, vi sono numerosissime persone che affermano addirittura di averla incontrata. Ma chissà per quale motivo nessuno è mai riuscito a fornirne la prova. Per quanto questa tradizione popolare abbia il sapore di una semplice superstizione, persone di tutte le età in questa regione della Spagna non pensano neppure lontanamente di prendersene gioco. Con la Santa compagna non si scherza. E tu? Avresti il coraggio di farlo? Fammelo sapere in un commento. L'Inspiegabile Podcast è una serie ideata, scritta e condotta da Luca Parrella. Sound design di Matteo D'Alessandro. Ascoltala su YouTube o su tutte le piattaforme di musica e podcast.